Niente, c'entra, se tu senti una musica diversa da quella che fai tu, e oltretutto sai che sono qui davanti a voi, un minimo di educazione ti dice. Io sono stata tutto il tempo qui a ascoltare. Sta parlando con me. Finito il pezzo, siete piombati su a ballare come finalmente. No, perché l'aspettavo da un sacco di volte. Sai quante volte l'ho chiesta questa canzone? Non era per non portare rispetto. No, l'abbiamo chiesta un sacco di volte. Questa cantante non veniva. No, ma non hai idea com'è successo. C'era la Bohème. Però non me l'aspettavo nemmeno. Era lì anche lei. Stavamo volta. Che bella era. Delusa sono. Non è vero. Avevate riso fino a quando non mi sono incazzata. Quando c'è una musica, una. Abbiate almeno la fuori fumare un sigaro, che ridevate come mare. Ci sta assolutamente, non è quello. Ho capito, amore, ma Corona continua a dirmi delle strutture. Ma stai tranquillo, hai detto, ma smetti di dire. Tu non hai seguito il discorso, era assurdo. Ma forse non vi siete visti, ridevate come mare. Ma non ridevo per la Bohème, ridevo per quella che mi diceva sta fatalità. Fatalità, perché allora veramente mi inquieto. Clara e Nicola. Vabbè, fa niente. Ho capito, ragazzi, stiamo ascoltando dei pezzi. Cioè, sì, se Corona mi dice una roba, sono là che gli ho urlato dietro, ma non è che sono. Ma mica per la Bohème, cioè, quante volte abbiamo ascoltato insieme, Katia? Mille volte. Allora? Era a colazione. Chiedo scusa, c'era anche lei, ma siccome io no. Ma amore, ma non, adesso ti, non me va. Ma non ti devi arrabbiare per ste robe. No, non me va. Bisogna essere educati. Aldo, scusa, non fanno passare da stupido anche tu. Dove erano loro? Era là che ridevano quando passava il mio brano? Sì. Ti prego. C'era Nicola che mi stava dicendo una stronzata. È un mancanza di rispetto sulla Bohème. La Bohème l'abbiamo ascoltata decine di volte insieme. Decine di volte. Sì, amore, l'abbiamo ascoltata anche ieri. Sì, me l'hai chiesto, io non l'ho indovinata, l'ho indovinata lui. Ma perché devi sempre gridare? Ma perché? Ma non sto guidando, amore. Gridi. Ho detto che sono rimasta male, arrivate là sopra a ridere e scherzare. Ma non stavamo ridendo per la Bohème. Vabbè, anche tu, vabbè. No, io, basta, io cosa... No, no, perché anche tu dici... Io stavo qua, io stavo qua con te. Evidentemente facevo... Ragazzi, ma siamo in due luoghi diversi. Ma non è che non mi interessava. Siamo nella stessa... Era talmente bassa. Siamo in due mondi diversi. Ma era talmente tanto bassa, amore. Siamo in una casa. Ma era talmente bassa. Ci vuole rispetto per la musica. Ma certo che ce l'ho rispetto. Vengo fuori dalla musica, secondo te non ce l'ho rispetto, Katia? Vedo, vedo. Dal mattino alla sera non ce l'ho rispetto, secondo te? Vedo che ce l'hai, vedo. Vedo. Posso accodarmi al trenino? Cioè, siamo matti. Posso accodarmi al trenino? Che sto ridendo e scherzando col di trenino. Guarda, Davide, davvero, ascoltare guarda. Più persone stanno facendo la Katia, se figurati se ti va a prendere, cioè se rido su una roba di qua. Non è che stavate ridendo su quello, figurati. Io non voglio ridere con te questa roba qua, perché scusami. Io non voglio ritirare con te per nulla. Ma non era una roba riferita alla Bohème. Ma lo sa che non stavate ridendo. Cioè questo te lo voglio dire. Sulla Bohème. Allora basta, punto. Non è una mancanza di rispetto né nei tuoi confronti né tanto nei confronti della Bohème. Stavamo ridendo su un'altra roba perché Nick ci aveva detto. Stavamo guardandoci proprio in faccia. Ma io non ti vedevo, stavo guardando Nick che era qui in linea, ma non ti stavo guardando te. No, lo sanno. Ma siamo tragedia, ragazzi, non voglio più sentire mai più un mio brano della Bohème, direi. Stavate ridendo di altro? No, ma lui mi chiedeva anche di chi è questo pezzo, ho detto guarda che è di Katia. E lui mi diceva no. Parlavate di altro totalmente. Sì, ma non dico neanche quello. Però non c'è bisogno di discutere su queste robe qua. Io mi dissocio. No, ma non c'è da queste discussioni qua. Ma mi dissocio perché non voglio discutere di sta roba. Non c'è da discutere. No, tu non puoi sempre dire di dissociarti quando le cose non ti... No. No, non accetto che dai, tu ti... Katia, basta. Ascoltami. Basta, ti voglio Alex, bene dell'anima, però se vuoi litigare basta, su sta roba... Alex, non dire più mi dissocio. No, mi dissocio da questa tu discussione non perché non da mi appartiene. Niente, non mi perché appartiene. Sei in una casa, devi rispettare... Ma io mi metto anche in gioco e anche tanto in questa casa e sinceramente di discutere con te di una roba che non ha senso di esistere, mi dissocio. Ti dissoci da mi che cosa? Dissocio. Da, stato da questa discussione qui. No, non sono stato maleducato, non te lo permetto allora di dire. Anche lei non capisce niente, guarda un po'. Stavate solo che noi stavamo ascoltando... Tu mi hai detto che ero maleducato per questa roba qui? No. Sto dicendo semplicemente, e non è che stavate ridendo della canzone né di nulla. Ma no, noi eravamo qui, vi spiego come è andata, è inutile rispettarci. Ma siete matti? Ma Ale, aspetta un attimo però. Ma cosa credi di essere? Cosa credo di essere? Scendi, ma io scendo e sono qua con te. Io scendo e ascolto tutte le vostre tronche.
Raga, la prima luce, state creando un caso dal nulla. Ma certo, è partita, ti spiego, è partita la canzone. No, ma lui deve alzare la voce più di tutti, perché stavamo, se no non sta ma bene. Ma la mia voce è questa, posso? Ma su una roba ma che stava. Tu saprai perché ridevi, io solo vedevo che ridevate. Però ti devi arrabbiare con me, e poi dopo l'abbiamo ascoltato con te. Quando era finito? Ma va, Katia. Ma va, l'abbiamo ascoltato tutto. No, non mi ricordo neanche se... Ma io le apprezzo, ma io sono il primo che canta i pezzi con lei, ma che stai scherzando? Ma noi stavamo ridendo per un'altra... E ci abbiamo il diritto di ridere, dopo quando sentiamo la Bohème l'ascoltiamo, punto. Ma non l'hai ascoltata. Oh, me la rimettete cortesemente che la ascoltiamo in silenzio tombale? Cosa Katia, ma smettila te di dare la colpa agli altri che non stanno zitti su una roba, che siamo fuori a discutere su un'altra roba, dai. C'ho un grandissimo rispetto nei tuoi confronti, come voglio che tu ce l'abbia per me. Cioè, e deve essere reciproca la cosa. Stavo discutendo? Perché quello c'è quello là stava facendo una battuta su una roba che mi dava fastidio. Punto, basta. E allora ci abbiamo riso sopra. Ma cosa c'entri te e cosa c'entra la Bohème? È questo che ti voglio far capire. Io c'entro, guarda caso, io c'entro perché sono io. E la cantavo io. E ho capito. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far tacere tutti perché c'è questa roba qui e noi manco l'abbiamo sentita. Ma non far tacere niente, dai. Ma Katia, allora litighiamo per sta roba qui, così almeno siamo felici e contenti. Okay. Cioè, visto che comunque non litighiamo abbastanza in questa casa, litighiamo anche per ste stronzate. Perché comunque le stronzate bisogna litigare per ste robe qui. Quando nessuno c'entra niente, nessuno ha fatto niente. Ma non è mancanza di rispetto, Katia. Ma dai, vai. E non farmi così, Ma Katia, ma ha detto vai a discutere qua dentro, vai. Allora in questa casa non si può dire niente, dai. No, vabbè, non diciamo niente, dai. Allora lei c'ha ragione, io rido là e col David, no? Allora dai. Si è presa male perché dicevi che la stavi ascoltando quando invece proprio. Oh, ma se ti dico che l'ho ascoltata, l'ho ascoltata, punto. Vabbè, di cosa stiamo parlando? Ma perché mi fate girare i co. Sì, perché c'ho i co. Girati, è fatto di girare, ma ok, perfetto, ce li posso. No, ma non con te. Però, cioè, in generale. Allora niente, basta, allora stiamo tutti zitti, stiamo là, ascoltiamo i pezzi, stiamo tranquilli. Dai. E poi tutti mi guardano come dire, oh aiuto, cosa dirà mai? No, è perché mi guardate come strano. Cioè, capisci? Dai. Ma ho capito, ma cosa. Io cosa ne so di Katia che è seduta lì e io sono seduto là? Ma non è il caso, perché non ce la faccio più di questo bigottismo. Ma non ce la faccio più, non ce la faccio. Ma si può vivere in questa casa qui? Si può ridere, si può scherzare, si può ballare sotto all'acqua? Comunque. Oh Gian, cioè uno fuma un sigaro qui e qualcuno gli viene a rompere i non ti devi giustificare con chiunque, anche se è Katia, che io la rispetto, ma certo, nessuno ha il diritto di rompere i coglioni. Nessuno, stavi parlando con un tuo amico. Allora, allora perché mi dovete rompere i coglioni? Basta, per me c'è ragione al 100%. Basta. Cioè, non lo so io. Cioè. Se ti sei sentito offesa ti chiedo scusa, lo sai che non è mia intenzione, assolutamente. Però quello che ti voglio dire è che non mi va di discutere con te, punto e basta. E allora posso andare a letto dandoti un abbraccio? Guarda, o no? Io sono fatta così, purtroppo. L'altra volta sono stata io, ci siamo abbracciati, amici. Questa volta non mi è piaciuto il fatto che tu continuassi a dire che non è vero che ridevi. Ma amore, no, ti ho detto di sì che ridevo, ma non ridevo per la Bohème. Io ti ho detto sì, ridevo, ma perché era un intramezzo, capisci quello che ti sto dicendo? Ma non voglio più tornare. Ma che vuol dire? Ascoltami, c'è una deficiente che sta qua, la vedi da lontano, senti la Bohème e continui a fare scherzi. Katia, quello che ti vorrei far capire è che noi eravamo fuori con un livello di audio che non era sopra. Ma l'ho sentita dopo che abbiamo finito di ridere. È per questo che sono qua a chiederti scusa se tu l'hai capita in questo modo, perché non era assolutamente nostra intenzione, né mia e né di David. Punto. E ti chiediamo scusa se tu hai capito questo. Vabbè, e io ti sto dicendo che non era assolutamente quel tipo di situazione. Il problema fondamentale è che l'audio che c'è fuori è più basso, è bassissimo, di quello dentro, capisci? È vero. Perciò l'audio lirico, tra l'altro, è molto più basso di un Cardi B dopo che spara. Okay? Tra l'altro tu eri sopra la cassa dentro. Che noi eravamo partito molto Cardi B, siamo saltati tutti. Noi siete saltati serie, perché l'audio è alto. Noi fuori là, con un sigaro in bocca, con quello là che parlava, con quello là che rideva, eccetera, eccetera, su un altro argomento,
noi non ci siamo nemmeno accorti inizialmente che era la Bohème. Cioè mi spendo per tutto, per questo gruppo, per fare cose insieme con te, per elevare la parte artistica di questo programma, nonostante comunque il deal del programma sia ben altro, e noi cerchiamo sempre di portarlo in alto, sono sempre al tuo fianco a spada tratta, non c'è certamente con me, scusami, ma mi feriscono queste parole. Mi feriscono tanto più in una situazione del genere dove io non c'entro niente con questa situazione. Beh, perché quando nel momento io sento una roba che non mi appartiene, che tu mi dici soprattutto da te, ma io non alzo la voce, amore, io ho la voce così, dai, smettete di dirmi che alzo la voce. Ma perché ho la voce così? Ma perché c'è la musica? Io allora c'ho una voce baritonale dove spingo di diaframma e mi sentite più forte, punto e basta, ma non è che io alzo la voce, se alzassi la voce.